Antonella Rudella dell'Associazione Imprese di Montichiari negli studi di Tempo Radio. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qua con voi. Bene, noi invitiamo gli ascoltatori, specialmente monteclarensi, ma non solo, comunque a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandargli sms e messaggi Telegram è il 348-3188-339, perché marci 0376-631709. Poi ancora ricordiamo anche la mail, che è diretta@temporadio.it. Dunque, e poi siamo in diretta streaming su Facebook, anche su YouTube, Tempo Radio Live. Dunque, allora, iniziamo subito con presentare un attimino la appunto Associazione Imprese Montichiari. Le vorrei chiedere, tanto per cominciare, lei cos'è, presidente, vicepresidente? No. Allora, io faccio parte dell'associazione, seguo il direttivo fin dalla sua costituzione, mm-hmm. e faccio parte del team operativo di AIM. Mm-hmm. Quindi team operativo. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta, insomma, fondamentalmente. Allora, il presidente è un personaggio che è noto al pubblico di Tempo Radio, perché è Romeo Faganelli. Esatto. E cosa si propone di fare, quindi, l'associazione? Allora, AIM è un'associazione che si propone di fare rete fra imprese e professionisti di Montichiari e del territorio, comunque zona limitrofe. Quindi, come ha detto lei, la nostra associazione è presieduta da Romeo Faganelli, che ha composto comunque una squadra molto coesa e che lavora molto bene insieme. Che cosa si prefigge AIM? AIM è, come ben detto, un'associazione che vuole fare rete fra le imprese. Perché? Perché fare rete vuol dire sicuramente unire le forze e quindi fare in modo che le imprese in qualche modo non si sentano sole, ci sia un sostegno. Quindi AIM nei suoi propositi crea degli incontri con delle informazioni mirate, con temi di attualità che possono essere di interesse per gli imprenditori. Quindi abbiamo svolto degli incontri che potevano avere come base di informativa il welfare, la crisi di impresa, gli adeguati assetti, bandi agevolati, eccetera. Così pure come vuole essere vicino al territorio, di conseguenza ha creato progetto scuole di cui è stato già parlato, e perché vuole essere vicina ai giovani che saranno il futuro nostro e quindi di tutte le aziende, avvicinare i giovani alle imprese, capire che cosa si svolge nelle attività per creare quindi questa vicinanza. Nel tema specifico, oltre al progetto scuola di cui abbiamo parlato anche in un'altra intervista precedente, sempre qui con voi, per esempio uno degli interventi e di un intervento di sensibilizzazione che AIM ha voluto portare è quello di far conoscere le comunità energetiche. Le CER, quando sentite parlare, adesso cominciano a chiamarle CER, non lo dico al pubblico, non lo dico a lei. Sì. Quando sentite parlare di CER, sappiate che sono le comunità energetiche, appunto. Esatto, infatti, perché attraverso queste comunità energetiche i consumatori che si associano possono produrre e condividere localmente l'elettricità necessaria attraverso ovviamente fonti rinnovabili, quindi fotovoltaici e quant'altro. Quindi qui si creano poi conseguentemente delle occasioni di incentivi remunerativi attraverso GSE. Sono temi importanti, delicati, a volte non si conoscono, ecco perché AIM ha voluto portare la voce in questo tema. Tra l'altro, come non so come sia all'estero, però presumo che sia un po' più semplice, perché noi italiani complichiamo le cose sempre. Le CER sono un argomento che fa venire i capelli bianchi a un notaio, no? A un notaio giovane, perché confermo. Hanno veramente, mi viene un termine volgare, non voglio dirlo, comunque reso difficoltoso, ecco, diciamo così, proprio la procedura, come peggio non si poteva, o sbaglio. Sì, è vero, anche perché coloro che poi avevano portato la relazione su questi temi e sono esperti perché se ne occupano e hanno veramente una preparazione importante, loro stessi riferivano di quanto la normativa sia impattante, ma non solo impattante per l'entità, ma perché poi non c'è mai una fine, nel senso che non arriva al chiarimento o arriva dopo. Insomma, diciamo che la normativa nostra è molto elaborata e ha sempre bisogno di tanta interpretazione. Guarda caso. E quindi il tema è molto complesso. Quindi, diciamo, AIM ha voluto portare così una sensibilizzazione, far conoscere che c'è anche questa possibilità laddove magari non è ancora così conosciuta.
Certo, però in realtà è un'opportunità che è enorme. Tra l'altro l'Italia è in, come al solito, in ritardo, anche tra l'altro. Sta correndo molto, eh? Sta correndo molto. Però comunque è in ritardo rispetto al resto d'Europa, cioè appunto chi può, chi ha i capannoni, chi non abita nel centro storico, può mettere i pannelli fotovoltaici. Ed è anche un concetto di comunità, che è un qualche cosa di particolare. Per cui è vero. Poi dovremmo entrare a parlare solo del CER, non facciamolo, però stiamo parlando dell'Associazione Imprese Montichiari. Una domandaccia che le voglio fare. Mors tua, tua vita mea. Forse è un detto che si è potuto applicare un po' tra gli imprenditori italiani per molto tempo. Si riesce a superare la rivalità eventuale e finalmente fare rete sul serio? O... Allora, secondo me è possibile. Diciamo che sono un ottimista per natura, ma credo anche che in un mondo oggi del cambiamento, cioè stiamo vivendo veramente l'epoca del cambiamento, non ci si può sottrarre al cambiamento, cioè chi crede di poterlo bloccare probabilmente ne resterà fuori. Allora io credo che davvero quando prima dissi l'unione fa la forza è importante, cioè stare insieme non solo ci fa sentire meno soli, che sembra ecco una ripetizione, ma in realtà davvero ci dà la possibilità di trovare le sinergie. Tante volte noi non conosciamo il nostro vicino di casa che fa quell'attività perché magari non abbiamo mai avuto l'occasione di approfondire la conoscenza. E magari anziché volte... rivolgersi a uno di chissà dove, esatto. Possiamo chiedere a lui. Esatto. Quindi a volte sembrano cose banali, ma l'essere insieme dà la possibilità di davvero conoscerci e creare delle sinergie. Come diceva Michael Jordan, il talento vince le partite, ma la squadra e l'intelligenza vince i campionati. Giustamente, bello, bello, giustamente. Altra cosa, una tendenza che abbiamo sentito c'è in tante piazze dove si trovano, perché non c'è solo a Montichiari, ce ne sono anche altre, dove si trovano gli imprenditori fondamentalmente, non so se sia successo anche a Montichiari, è successo anche a voi, questa potrebbe essere una prima domanda, e cosa ne pensa anche di questa cosa, cioè che gli imprenditori italiani ormai non hanno più alcuna fiducia nel sistema bancario, cioè un luogo comune è facciamo questo, questo e quest'altro, così teniamo fuori le banche fondamentalmente, ma non perché le banche siano brutte e cattive, ma perché non fanno più le banche fondamentalmente. Allora guardi, È un forse un detto popolare, no? Però il mio pensiero personale è questo, ossia proprio nel mondo che stiamo dicendo che è in fase di cambiamento, dove a cambiare sono come si deve organizzare un'impresa per la sua sicurezza e tranquillità, per esempio. Nell'ambito di questa organizzazione, là dove c'è una pianificazione, dove comunque l'imprenditore si fa domande oggi che forse un tempo non si faceva, ma magari un tempo non c'erano nemmeno tutte queste necessità. Però una di queste, proprio nel profilo di quello che può essere la pianificazione, la programmazione, è proprio anche come modificare il rapporto banca-impresa, perché oggi le banche hanno anche una regolamentazione molto più stringente rispetto a un tempo e hanno una regolamentazione che devono anche rispettare. Le guide linea dell'OM e dell'IBA portano le banche a dover oggi vedere il merito creditizio in un determinato modo rispetto a un tempo. Cioè se un tempo, io ovviamente semplifico in questo mio dire, non voglio essere esaustiva perché il tema è veramente complesso, però se un tempo potevano talvolta essere sufficienti o comunque aiutare delle garanzie in termini di immobili e quant'altro, oggi quello che l'azienda deve dimostrare è quello di poter produrre dei flussi di cassa sufficiente a restituire il debito che ho acceso. Fondamentalmente, come dire, devo capire che poi l'idea che stai intraprendendo sulla quale mi chiedi un investimento e l'aiuto poi sei in grado di restituire, no? Quindi fondamentalmente non è una cosa così difficile da comprendere. Certo. Però qual è la parte invece magari più difficile o che non è ancora magari stata percepita dai più? È quella che se c'è una buona organizzazione, quando io devo presentarmi per magari chiedere un aiuto, un finanziamento, un affidamento, se lo faccio nel modo più idoneo, io 99 su 100 magari ho più soddisfazione nella risposta, perché magari presento la documentazione in una modalità tale che possa essere letta da chi la deve leggere in maniera adeguata, quindi senza farsi
troppe domande proprio perché le informazioni non sono arrivate. Quindi il mio pensiero è che una preparazione a questa mossa, a questo adempimento, se fatta in maniera idonea, invece aiuta invece che essere contro. Per fare un esempio, uno dei nuovi mestieri che sono nati negli ultimi anni sono quelli dell'agenzia, che preparano il business plan per le aziende per cercare di ottenere o un prestito o vincere un bando. Questo è un nuovo lavoro che è nato da qualche anno. Ma se mi consente, è un po' anche quello lì il mio settore di attività. Il business plan nasce oggi quasi come sembra una novità. Il business plan c'è sempre stato, ma oggi diciamo che in primis secondo me serve l'imprenditore per capire ma io come sto andando, dove sto andando, e poi visto che mi darà delle risposte positive perché vogliamo essere positivi, allora poi aiuterà anche chi lo leggerà dall'altra parte per poter sostenere l'impresa. Certo, certamente. Allora ci fermiamo un attimino, un paio di minuti di pausa, poi ci ritroviamo con Antonella Rodella dell'Associazione Imprese di Montichiari. Torniamo subito. Con Antonella Rodella, Associazione Imprese di Montichiari, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Dottoressa Rodella, sono contento di sentirla e vederla. Lei rappresenta un'associazione che fa invidia a tanti paesi come ce ne sono come me, che sono di Castiglione. Ah, ok, quindi uno di Castiglione che invidia allora per Imprese Montichiari. Tra l'altro l'associazione Imprese Montichiari presumo che raccolga le imprese di Montichiari, cioè uno di Castiglione non può partecipare. Fatevela voi l'associazione. No. Sì, diciamo che quando è stata pensata in fase di costituzione è stata pensata proprio per il territorio di Montichiari, quindi in questo momento è così, per cercare di creare questa rete, questa massa critica anche magari di fronte alle discussioni delle amministrazioni del territorio, e quindi nasce in quella modalità lì. Nulla vieta che magari in futuro ci siano delle evoluzioni, però oggi ovviamente così. Ovviamente cioè, nel momento in cui diventa nazionale diventa una Confindustria bis, cioè non so. Allora bene, comunque salutiamo ovviamente tutti i castiglionesi all'ascolto, gli imprenditori in particolare, eccetera. C'è un altro progetto, adesso torno a leggere i messaggi degli ascoltatori, però c'è anche un progetto legalità anche, no, di cui sì. Infatti AIM si è resa sostenitrice del progetto Legalità, che è un progetto che vede gli allievi delle scuote, in particolare dell'ITC di Don Milano, ma anche dell'IC Montichiari e dell'IC sempre Montichiari di Ferrari, quindi ci sono tre istituti coinvolti, e vede un numero di, credo siano circa 70 allievi, protagonisti nella creazione di questo nuovo cortometraggio, che è guidato dal dottor Sante Massimo La Monaca, giudice onorario presso la Corte d'Appello di Salerno, proprio perché per renderli attivi, per fargli conoscere e renderli consapevoli di quello che è l'educazione alla legalità. Quindi, siccome anche qui parliamo di temi importanti come quello della legalità, di avvicinare i giovani a questo, che per noi è stato ritenuto comunque un bel progetto, che AIM ha deciso di essere sostenitore anch'esso di questo progetto, e seguendo lo stimolo di AIM alcuni imprenditori associati hanno poi deciso anche loro di sostenere questo progetto. Bene, allora dottoressa Rodella, ma associate anche aziende di fuori Montichiari, tipo Castelnedolo, perché confiniamo con Montichiari? Allora, diciamo che le zone limitrofe potrebbero considerarsi, però oggi parliamo di territori, il territorio è Montichiari, esatto. Ma non vogliamo, non voglio soprattutto io porre limite alla provvidenza, nel senso che se poi un bel giorno il direttivo riterrà di fare dei cambiamenti... Quindi magari Castelnedolo un giorno sì. Carpenedolo ecco. Stiamo scherzando. Oggi parliamo di territorio proprio perché si voleva radicare le aziende del territorio, che scopriamo comunque, lo sapevamo, ma poi quando le si vedono siamo in tanti, e il numero degli associati sta crescendo, e per noi questo è un bel significato, perché vuol dire che quello che stiamo facendo va nella direzione giusta. Certo. Sarebbe come
Però capiamoci, se Pavia volesse entrare nella comunità del Garda, cioè cosa c'entri? Ecco. Allora, come associazioni possiamo essere forti verso le banche? Ah, ecco, visto che è tornata. Allora l'associazione in questo momento, quando diciamo che dà spunti informativi, è perché e l'ha già fatto e lo continuerà a fare, perché abbiamo visto che comunque ha dato dei suoi riscontri, dà degli spunti che poi si possono approfondire, per carità, proprio su questi temi. Allora, se uno è il rapporto banca-impresa, è quali sono gli strumenti che un imprenditore potrebbe utilizzare per migliorare questo rapporto, perché questo rapporto non deve diventare un problema. Meglio è gestito e meglio sono i risultati che poi si ottiene. Ma logicamente avere gli strumenti vuol dire anche conoscere quelle che sono le aspettative dell'istituto di credito a cui approcciarsi, per poi vedersi dare l'aiuto di cui si ha bisogno, no? Ecco. Oppure come rimodularlo sulla base di quello che sono la documentazione in possesso, e quindi come poter arrivare allo scopo. Domandaccia che io chiedo scusa qua, sì. Ma se un giorno l'associazione arrivasse a fare anche da garante tra l'uno con l'altro, eccetera eccetera, avrebbe però anche la facoltà di buttare fuori uno eventualmente se per caso non si comporta bene? Sì, anche perché allora lo statuto della nostra associazione è pubblicato sul sito, quindi ovviamente, ma è una questione di educazione anche in questo campo, è giusto che gli associati di AIM, come in qualunque altra associazione, abbiano un buon atteggiamento, perché se abbiamo tutti un buon atteggiamento, abbiamo tutti voglia di incontrarci per fare magari anche business, per stringere le relazioni, fare sinergie. È logico che questo è la base, cioè certo. Io la chiamo buona educazione, certo, che comprende tutta una serie di cose. Però se la pecora nera c'è in ogni villa. Sì, però la pecora nera in questo momento non c'è, se ci sarà sicuramente il direttivo di prendere provvedimenti. Certo. Allora, complimenti Radella per la sua motivazione verso l'associazione. Grazie. Fanno. Poi ancora, altro messaggio, siete riusciti a fare una grande associazione industriale locale, perché fare rete è importante in tutti i sensi, proprio. È vero, perché fare rete è importante proprio per le possibilità sinergiche che si possono creare. Cioè, quando si pensa, vabbè, ma tanto io quello lo conosco, lo vedo, ma non è la stessa cosa conoscerlo e vederlo da lontano, sì, e conoscerlo e avere la possibilità di incontrarlo anche in occasioni ludiche, che non necessariamente devono essere informative, formative o impegnative di qualcosa, ma possono anche essere semplicemente incontri ludici dove c'è la possibilità di rafforzare quelle conoscenze, certo, e creare delle occasioni davvero di crescita e di sviluppo delle rispettive imprese. Obiettivo dell'associazione, dice un altro messaggio, quali sono? Mi scusi, ma non ho sentito prima, dice Guido di Montichiari, va bene. L'obiettivo dell'associazione è fare rete tra le imprese e professionisti del territorio, ma anche fare massa critica qualora le imprese associate abbiano bisogno di interfacciarsi con l'amministrazione del territorio. Certo. E quindi fare massa critica vuol dire che diverso è che un'impresa da sola che ha una problematica da risolvere va in comune per chiedere comunque spiegazioni o risoluzioni del problema, e diverso è invece che un'associazione con le imprese, con tutte le imprese coinvolte, faccia da portavoce per la risoluzione di un problema che magari poi riguarda anche tutti. Allora, per Guido ma per tutti, comunque questa sera va in replica la trasmissione, tra un'ora e mezza la trovi su YouTube, per esempio, devi dire 7 novembre Antonella Rodella e vedrai che la trovi, per esempio, digiti queste cose qua, poi ci sarà anche sul sito internet anche di Tempo Radio, anche, quindi ci sarà tutta l'intervista. Per quanto riguarda, visto che siamo in chiusura, un'altra cosa, cioè l'associazione sostiene anche nel reperimento di bandi, che è un altro discorso, ma è simile a quello fatto prima, per esempio, con le CER. Nel resto d'Europa il documento di un bando è di 2 pagine, arriva in Italia ce n'ha 9. Lo stesso bando, eh? Ecco, sì, ecco. Ci credo. Allora, AIM in questi casi cosa ha fatto e poi cosa farà? Si può sempre fare meglio. Ha fatto incontri informativi per sviluppare e creare dei focus su dei bandi specifici
o su delle agevolazioni normative che potevano anche essere fiscali, in modo da creare dei punti di osservazione magari importanti, quelli che sono magari quelli secondo noi ritenuti più importanti. Anche di segnalazione, perché uno non anche è che sappia... Anche di segnalazione, esatto. Così pure come abbiamo fatto col welfare, cioè mettere in evidenza dei punti focali importanti che a volte nella velocità della lettura di qualcosa possono sfuggire. Quindi secondo noi il punto importante di questi incontri non abbiamo la superbia, vorrei dire, di fare della formazione così, perché magari la faremo un giorno, ma è quella di rappresentare quali sono i punti salienti, cioè tutti noi abbiamo magari nelle nostre imprese o professioni documentazione a riguardo, però magari ci è scappato qualcosa. Ecco, allora noi quello che ci interessa è dire: guardate che i punti fondamentali sono questi, prima guardiamo questi, poi dopo andiamo a vedere anche il resto che certo. È secondario, ma certo. L'aspetto primario è davvero importante. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo dell'Associazione Imprese di Montichiari la dottoressa Antonella Rodella. Come salutiamo i suoi consociati, allora? Certamente. Come li salutiamo? Li salutiamo ricordando a tutti il prossimo evento, il 28 novembre, che è un evento cena per gli auguri di Natale. Che sarà un altro momento di incontro, di condivisione, di scambio di opinioni, di conoscenza, di massimizzazione di qualunque cosa, oltre ovviamente agli auguri, alla voglia di incontrarsi e insomma di scambiare. Come devono fare per prenotare, eccetera? Allora, c'è una chat dedicata all'associazione e lì viene pubblicato, sul sito comunque ci sarà tutto e quindi gli associati sono già tutti informati e quindi chi dei nostri associati ci ascolta lo sanno già, ma comunque è bello ridirlo perché così non mancherà proprio nessuno a questo evento e quindi potranno poi scrivere sulla chat oppure sul sito perché il direttivo è sempre contattabile in qualunque modo. 21 giorni, 3 settimane precise, 3x7, 21, esatto, 28 di novembre. Grazie ad Antonella Rodella. Grazie.